grazie al Teatro Altrove per aver messo a disposizione questo spazio così suggestivo. L'incontro di oggi ha come protagonista la poesia di Fabiana Borghetti, una poesia importante. Io ho ricevuto il suo libro Costa Riva un anno fa circa e ho subito sentito l'esigenza di condividerlo. La Biblioteca Universitaria di Genova ha accolto immediatamente la proposta dopo aver letto i versi di Borghetti e dopo aver preso coscienza del progetto così coraggioso che l'autore ha portato avanti. E quindi l'incontro è stato accolto con entusiasmo. A introdurci però al libro di Fabiana è Massimo Morasso, poeta, critico, che ringraziamo davvero di cuore per essere con noi. Prima di lasciar loro la parola, io vi porto i cari saluti della direttrice della Biblioteca Universitaria di Genova, Maria Concetta Petrollo Pagliarani, che è dovuta tornare a Roma e quindi si rammarica di non essere con noi questa sera. E poi un grazie va alla Pro Elvezia che ha contribuito a realizzare questo incontro. Diamo inizio alla serata e grazie a entrambi per essere qui. Grazie. Prima cosa che come dire, non era preparata, dipende dal contesto nel quale ci si trova, spesso gli inizi, gli incipiti di un discorso che è un discorso breve, del tutto amichevole e dialogante più che asseverativo, è quello che le rare volte che c'è qualcosa di importante a Genova ci siamo poi pochissimi, questa è una, ma è una cosa che capita sovente, cioè nel senso, vi ricordo per esempio una cosa, dico proprio. Kenneth White venne a Genova, Kenneth White è un personaggio tra i più importanti, ma al di là dell'aspetto di notorietà, tra i più importanti in qualità della poesia europea, assolutamente di primo livello, e ci trovavamo in una situazione in cui eravamo insomma una decina di persone. E ne facendo subito l'elemento di sorriso. Detto questo, questo era per dire che siamo di fronte a un momento importante, la presenza di Fabiana Borghetti ci deve fare felici perché arrivare a questo libro, Costa Riva, è un libro che ormai ha una sua storia perché uscì nel 2006, adesso è riuscito nel 2013 con una seconda diciamo, versione, una seconda edizione perché ha rivisto largamente i testi e sono stati ripensati. Sicuramente è questa bella, molto bella idea di fare per io la ovviamente con il testo, con i testi la parola non è la parola del poeta, ma è la parola di chi una voce alla quale il poeta dà voce appunto. E adesso in questa nuova versione, nell'indice in fondo, c'è proprio riferimento ad persona in relazione a queste voci che parlano. Mi sembra una cosa veramente molto particolare, molto bella, anche molto bello spunto proprio umano. Allora, questo libro, volevo fare un piccolo contesto, ma brevissimo, io non sapevo esattamente l'aspetto, diciamo, organizzativo, quindi la presenza o meno di Pro Elvezia in questo tipo di iniziativa, eccetera. Allora mi sono ripensato a alcune cose che adesso cercherò di rendere brevi, perché appunto, ripeto, il contesto ristretto e amicale ci consente di evitare un po' la pompa magna che può aver senso in determinato tipo di presentazioni. Però è la cosa interessante, Fabiano è in realtà è italiano, no? Poi quindi è uno svizzero come dire, di seconda nato a vivere in Svizzera e poi ha anche la cittadinanza svizzera, quindi un po' italo svizzero, ma di fatto italiano. Però è un'occasione per brevissimamente fare riferimento a quello che è una cosa piuttosto interessante, cioè la presenza della poesia svizzera in lingua italiana e non solo nel contesto della poesia contemporanea. No? Allora, ripensandoci, tra l'altro curiosamente su un profilo geografico, ero a Bologna con un incontro di poesia l'altro giorno e proprio con amici che vengono da quelle parti, insomma, no? Per cui mi sono fresco di memoria. Allora pensiamo come la piccola Svizzera, con come dire, sforni, poi in una versione minimal, se vogliamo, ma dell'Irlanda, no? L'Irlanda con il suo territorio piccolissimo, ha più poeti che probabilmente che persone che non fanno i poeti di alto livello, la Svizzera tutto sommato riesce ad esprimere una tradizione di poesia importante, pensiamo alle lingue non italiane, no? Le altre due lingue principali, al di là di quelle del dialetto e delle lingue autoctone in qualche maniera, però la francese Charcot, pensiamo ai tedeschi, a Maria Lamer, a mio parere
Burckhardt, che è forse anche, come dire, sicuramente personaggio fondamentale, insomma, nella poesia europea del Novecento. E oggi poi c'è invece nella, come dire, tradizione italiana, pensiamo agli Orelli, in particolare Giorgio, ma agli Orelli annessi, no, a arrivare di generazione in generazione a Pusterla, che è un uomo del 57, quindi comincia a avvicinarsi all'età di lui, quasi alla sessantina. E poi c'è anche una generazione successiva di cui Alborghetti è probabilmente la personalità più rilevante, ma anche Piero Colli, per esempio, è un nome sicuramente da tenere in debita considerazione, e addirittura poi una generazione ancora di più giovani, da quindi, qui c'è tutta una continuità di, come posso dire, che andremo un po' a studiare, probabilmente l'Accademia lo farà, io questo non lo so, se c'è proprio un ragionamento sulla specificità della poesia italiana, che tutto sommato trova o radice, come dire, proprio, come dire, di nascita, e quindi, o anche di acquisizione. Poi c'è questo, come dire, tra l'Italia e la Svizzera c'è un po' di confine, qui spesso i poeti, come dire, che sono persone liminari per definizione, stanno un po' di qua e un po' di là, spesso creano una specie di enclave poetica nella quale poi l'italiano va in Svizzera o viceversa, intendo dire proprio le esperienze linguistiche ed esistenziali si trovano in qualche modo una connessione. E poi c'è anche, tra l'altro, una relazione con Genova di questa tradizione svizzera, diciamo, della poesia italiana, poesia in lingua italiana della Svizzera. Penso appunto al rapporto, dico solo questo di autobiografico, io ho avuto per un po' di tempo un rapporto epistolare, non ci siamo mai conosciuti, con Remo Fasani, che è uno di quelli, appunto, con Orelli, cioè, diciamo, della generazione che si è... della generazione più anziana, Fasani è morto durante Tavola, tempo, credo, e soprattutto sui temi della traduzione. Poi Fasani, oltre a un ottimo poeta, era un grandissimo traduttore, e ci confrontammo spesso su varie cose. Io, da studioso di Cristina Campo, lui era un amico di Cristina Campo, ci conosciamo in quel contesto per lettera, ripeto. Detto di me, c'è la relazione di Luciano Neri con Pusterla, che introdusse Luciano appunto in uno dei quaderni della poesia italiana, ormai non so, 5-6 anni fa, non ricordo più, insomma, comunque, che fu così un'introduzione importante da parte di un poeta italo-svizzero nei confronti di un poeta genovese emergente, per finire a Laura Cerboni, che al momento non riesco a connotare rispetto a una, come dire, coproduzione, o comunque una compartecipazione creativa con qualche svizzero, ma che adesso, quindi, rappresenta in qualche maniera Genova, da Lugano e il territorio svizzero. Ma c'è una cosa in più, perché Genova vide, adesso non so dire l'anno esatto, in assoluto la prima rappresentanza consolare estera della Svizzera. Quindi il primo ambasciata consolato, che poi era un ufficio prettamente commerciale, sì, di rappresentanza diplomatica, ma in sé relegato a quello che erano gli scambi commerciali, la prima in assoluto aperta dalla Svizzera all'estero fu a Genova. Quindi cosa ci sono in più? Legami fuori. E poi una cosa, colgo l'occasione per dirlo, c'è cioè stato un grande personaggio che non era poeta, ma è uno scrittore, diciamo, di livello, poi gli scrittori sono tutti uguali, no? Che è Glauser, no? che ha vissuto a nervi quasi tutta la sua difficile vita, una persona con delle turbe psicotiche, insomma, ma che ha scritto degli ottimi libri, che Genova tende a non ricordare, che insomma è stato uno dei suoi, diciamo, figliocci d'acquisizione. Basta, diciamo, questo è l'aspetto introduttivo, così tanto a soldoni, per dire che c'è un contesto nel quale ci muoviamo, un contesto di tradizione, un contesto di tradizione viva, vivacissima, appunto arriva persone che hanno nate nel 78, quindi vuol dire che effettivamente questo rapporto italo-svizzero, genovese-svizzero, in qualche maniera funziona. Il libro è un unicum, è un libro in tempo importante, soprattutto perché è davvero un unicum a questo livello, evidentemente, nella nostra poesia. Dico prima due cose, proprio credo che tutti lo sappiamo, quindi, o forse no, normalmente, ecco, do semplicemente una brevissima lettura, come posso dirti, quella che si direbbe la trama se non fosse un libro di poesia, ma cioè, cos'è questo libro? Un libro che in 63 poesie, dove il poeta appunto dà voce a chi voce non ha. Questi che non hanno voce sono quelli che chiamiamo sans-papier, i migranti, cioè le persone che vivono questa esperienza drammatica e tragica insieme, dello sradicamento, dell'allontanamento, quindi dell'esilio, dell'allontanamento in varie forme, insomma, per motivi quasi sempre legati a
ovviamente situazioni di grave povertà, di difficoltà, ma di difficoltà anche politica talvolta, queste persone che noi accogliamo più o meno accettandoli, come dire, un discorso di apertura, dipende dalle posizioni politiche, dalle situazioni eccetera, ma che in realtà tendono a essere per noi altro da noi, quello che dobbiamo necessariamente, vogliamo o dobbiamo, comunque dobbiamo fare i conti. Queste persone sono davvero le persone che non hanno voce. Ecco, in questo caso a Borghetti si è dato questo compito veramente ambizioso, direi anche necessario, ma anche ambizioso, anche molto rischioso, di dare voce a chi voce non ha. Allora, davvero io leggendo questo libro, anche sulle tracce, diciamo, seguendo quelli che sono i miei itinerari mentali, ho citato prima Cristina Campo che fu la mediatrice fra me e Pausani, ma Cristina Campo una delle cose che voleva fare era scrivere questo cantico dei senza voce, no? Che è una delle cose che mi rimangono come una memoria importante, interessante. E io ho trovato in questa occasione chi questo percorso lo ha fatto, no? Ho riuscito davvero a dare voce a chi voce non ha. Ma la cosa importante da dire, appunto, l'importanza di questo tentativo è ovviamente, io sono, ahimè, nel bene o nel male, sono, come si dice, un letterato che pensa alla letteratura, no? Prima ancora di entrare nel merito delle tematiche, degli aspetti assolutamente fondamentali in relazione a questo, ma anche come sono gli altri libri che affrontano con meno frontalità questioni decisive del nostro tempo, però l'importanza è data dal risultato di un profilo, chiamiamolo testuale, estetico, come si diceva un tempo, come alcuni continuano a dire. E allora questo è un libro che proprio colpisce per la capacità, per la straordinaria capacità di calibratura, no? Che è riuscito a dare Fabiano al rapporto fra una materia scottantissima, non scottante, ma scottante proprio della realtà, no? Della storia, di ciò che ci dice, che è il mondo reale nel quale noi viviamo, facciamo finta di certe cose di non vederle, per certe cose è meglio pensare che siano invisibili, ma lasciarle un'invisibilità che corrisponde a un'assoluta assenza di senso per noi, e invece una materia, no? Come dire, una struttura e una materia linguistica interessante, colta, particolare, che riesce in qualche maniera a stemperare, ecco, a creare una specie di grill, non grill, ma forse una specie come posso dire, quella patina che va in senso, lo dico positivo, di letteratura che serve a allontanare una materia ustionante e a ritrovarla però restituita in una forma plausibile. E questo lo fa tramite tutta una serie di intrecci con esperienze linguistiche dell'oggi, dove io ho visto quello che diceva Pusterla sul tuo libro e mi trovo assolutamente d'accordo in tanti aspetti. Dal mio punto di vista, sono amico e studioso per un tempo di Gian Piero Neri, davvero ho visto soprattutto questo elemento, che però non è un giampiernerismo, che è uno degli elementi della poesia di oggi, no? C'è una specie di alla santificazione di Gian Piero Neri corrisponde spesso e volentieri una volontà di imitazione di un tipo di scrittore Gian Piero Neri nel bene e nel male. In questo caso di Fabiano c'è la capacità proprio invece di partire da un'esperienza e sfruttarla proprio in un'ottica di una poetica così estrema quale la sua, rendendola qualcosa di diverso. Quindi l'esperto di Gian Piero Neri ci intravede, come posso dirti, la matrice, ma nello stesso tempo vede come è stata portata abilmente e intelligentemente un altro, come dire, segmento, in qualche maniera, di creatività, in un'altra zona proprio del gesto poetico. Quindi quelle che sono le micro calibrature giampieronieri che qui invece diventano proprio, come dire, delle modalità espressive da quali in qualche maniera partono, con le quali si intreccia il dire, no? E poi però trova un modo completamente suo proprio di espressione. Allora qui siamo di fronte, appunto, in questo senso dico la sua davvero importanza, unicità, forse a un libro tra quelli che ho letto, come letto di poesia, diciamo, di quotidiano, di destino, come oso definirmi, uno dei libri di poesia civile più importanti, più interessanti, insomma, che sono usciti sicuramente negli ultimi anni, non c'è minimo dubbio. In più con davvero quello che per me è una cosa con la quale che è veramente un criterio di qualità, cioè come dire di compiacimento, una poesia civile che sfugge però da un sociologismo in qualche maniera anche semplice o addirittura quello che serenianamente si potrebbe dire definire peloso, questo aggettivo sentimentaleggiante, un buonismo che può essere dietro la porta, tiene in qualche maniera il linguaggio molto fermo, molto crudo, molto crudo, molto
compiuto, ecco, in quello che vuole essere il suo orizzonte, il suo, diciamo, la sua idea di poetica, e però appunto riesce, come nessun altro libro a mia conoscenza, a in questo compito, però, che è molto, molto arduo, quello di riuscire a dare credibilmente, perché è facile dare voce, non è difficilissimo dare voce agli altri, è anche le situazioni di disagio più forti, più importanti, è invece molto difficile darlo in modo credibile. Allora qui, con questo libro di Fabiano, siamo di fronte a questo tentativo di riuscire. È davvero una cosa unica, importante, della quale in qualche maniera mi sento di dover ringraziare, insomma, veramente, proprio sul piano di idea della poesia. Cioè, dico ancora questo, poi prendo la parola a lui, eventualmente poi posso dire ancora le cose, entrare nei meriti delle singole tesi, se non voglio fare una conferenza, non soltanto introdurre, ma dire l'importanza, che secondo me è proprio l'importanza di portare avanti un'idea di poesia del tutto sua, ma del tutto nuova e importante, nell'idea dallo slontanamento sia dalle derive, chiamiamole espressivistiche, sperimentali, intellettualistiche di tanta parte della poesia italiana, sia anche da quella quasi necessaria involuzione nell'ombelico di ciascuno di noi, che molto spesso la poesia lirica ci porta a esperire, e trovare la propria lingua in un linguaggio che non è proprio, ma è un linguaggio che diventa proprio per voce altrui, riuscire in questo modo a dare voce credibile, ripeto, a chi voce non ha, alle persone che sono da noi, e non solo da noi, ma soprattutto dal contesto culturale, sono i negati, sono gli assenti, sono coloro che non hanno alcun tipo di voce in capitolo, veramente. Lui è come se avesse creato un capitolo dentro il quale la voce. In questo modo pensare alla poesia come mezzo e non come fine. Questo, diciamo, che è un po' la cifra critica nella quale vorrei chiudere questo mio intervento. Cioè, io sono anche un poeta, oltre che un critico, e una delle cose difficili da fare, no? Proprio difficili, dico, a livello proprio psicologico, diciamo, di ciascuno di noi, è riuscire a sfuggire in qualche maniera alle maglie della letteratura in sé, cioè della letteratura non, come detto prima, positiva, in quanto la letteratura è anche quella zona nella quale l'esperienza viene decantata e restituita, quindi un po' di gradiente letterario quando si fa letteratura, a mio parere, è fondamentale che ci sia. Io non, a me non piace, lo dico a livello personale, però non piace la poesia che è espressione né di sentimento né espressione di esperienza biografica. Spesso incontriamo questa cosa qui, è tutto sommato. Conosciamo già da tanta tradizione, credo, quello di essere uno, proprio un genio assurdo in quel senso, quello di meglio, è meglio non sapere. La cosa che spesso si avverte, perlomeno la mia sensibilità avverte, è questa sensazione di clausura data dalla poesia che pensa a se stessa in modo più o meno onesto, pensa a se stessa come un fine in sé, cioè io faccio poesia, la poesia è come se avesse un valore in sé, la poesia non ha un valore in sé, o meglio, ha anche un valore in sé, ma l'ultimo valore della poesia non è un valore in sé, è un valore di servizio, un valore di essere un mezzo per un altro fine. Qual è questo altro fine? Ognuno se lo pensa in modo, ognuno ha il suo modo di pensare un fine. Nel momento in cui la poesia resta fine a se stessa, la poesia si chiude nel recinto letterario, no? Diventa davvero, fa quel lavoro per cui siamo dentro l'orcus conclusus, noi tendiamo librescamente a dire gli ermetici e l'orcus conclusus, ebbene noi facciamo poesia oggigiorno senza saperlo, costruiamo comunque un recinto in cui la poesia costringe se stessa. L'opera di Fabiano invece testimonia la possibilità che si può fare un lavoro completamente diverso, pensare, pur rimanendo poeta a alto livello, pur rimanendo dentro la tradizione vivente della poesia che si fa oggi, che la poesia possa trovare il suo valore più importante nell'essere un mezzo e non un fine.